Piacerebbe anche a me entrare in questa discussione, magari riferire a Michele Serra le obiezioni forti del mio figlio primogenito, che naturalmente rifiuta di considerarsi uno sdraiato e che ha una domanda fondamentale da rivolgergli: perché mai quando porta il suo ragazzo e l'amico del suo ragazzo alla vendemmia nelle Langhe, alla mattina quando bisogna andare a raccogliere il nebbiolo, non lo va a scuotere, non lo tira giù dal letto? Perché lascia che dormano fino a mezzogiorno? Perché rinuncia alla sua autorità? Dobbiamo davvero tutti noi genitori sessantottini, io ho esattamente la stessa età di Michele Serra, considerarci persone che, avendo combattuto l'autorità, oggi se ne ritrovano completamente prive, incapaci di esprimere un decalogo, la legge, il principio dell'educazione?